Voilà, salve a tutti! E con questa grande sorpresa che io sto facendo, non pensavo di farla, quindi abbiate pazienza, però mi sono detta cosa facciamo stasera? Purtroppo domani devo partire, quindi è proprio l'ultima serata in compagnia della mia fida PS4. E mi sono detta, dai, che cosa vuoi mai fare? Facciamo un po' di Dragon Age Inquisition. Adesso ovviamente il multigiocatore non me lo farà fare, però controlliamo, non sia mai che per qualche strano hack mi funzioni. Non credo comunque, perché non ho il plus, mi è scaduto stamattina. Che culo pazzesco che ho, perché il multiplayer di Dragon Age Inquisition, a cui ho giocato parecchio. Varric. Non credo di poter giocare. Ah, infatti. Ma che? Allora mi sono detta, che cosa facciamo questa sera? Giochiamo qualcosa. Che cosa giochiamo? Mi è rimasto molto da giocare perché ho fatto di tutto sempre. E quindi ho detto: dai, facciamoci 2 ore di Dragon Age Inquisition. Tanto più di tanto avanti non vado. L'inizio l'ho già visto, poi quindi non è problematico. È giusto per passare una serata insieme in compagnia per divertirsi. Come vedete, continua ce l'ho, però facciamo nuova partita. Personaggio umano elfo nano kunai. Ovviamente faccio donna. Sarebbe molto bello fare un personaggio nano, non l'ho mai fatto. Però per questa volta direi che provo a fare l'elfo, ovviamente arciere, che io adoro gli arcieri profondamente, normale. Tu sei stata cresciuta nelle Lande in qualità di cacciatrice del clan Dalish Lavellan, che si affida a te per protezione e sostentamento. Il clan si trovava nella parte settentrionale dei liberi confini, Free Marches, quindi siamo a nord. E di rado interagiva con gli umani finché la guardiana del clan ti ha inviata al conclave della chiesa come spia, convinta che questo evento avrebbe cambiato le sorti dei Dalish e di tutti gli elfi. Una previsione tragicamente corretta. Interessante. Oh, mi piace fare la spia. Mamma mia, se sei strampalata, ragazza. Ok, già io odio il fatto che non funzionino i tasti direzionali normali, ma solo l'analogico. Mamma mia, santissima, quanto odio questa cosa. A me piace molto questa come testa. Generale. Sembra la mia. Effettivamente sembra la mia amica. Generale. Forma del volto.
Ma mi piace questa. Carnagione, essendo una spia, deve avere un po' di sole. La carnagione scura mi piace molto. Incarnato. Mi piace questo perché sembra che abbia preso il sole. Ciao Doc, buonasera. Faccio questa prova di un paio d'ore di Dragon Age Inquisition, dico ma non mi farò, visto che non ho altro da giocare. Mamma mia che capigliatura orripilante. Colore dei capelli, beh, bianco ha un che di figo. Questo è proprio bianco bianco. Biondo. Castano. Questo non ho idea di che colore possa essere. È bello anche questo. Ma deve essere un colore chiaro perché se è una che passa molto tempo al sole si schiariscono i capelli. Infatti è ultra abbronzatissima. Però anche neri stanno bene. Ah, io ragazzi con i cosi, con i creators, qui sono sempre stata fuori di testa, eh. Everything you've heard, completely true. Ma proprio no. As long as the job gets done, I don't care about the rest. Decisamente sì, l'altra è troppo profonda. Dimensione delle orecchie. Troppo grandi. Eh sì, devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro comunque. Ma io credo che debba stare un po' così. Dimensione lobby, piccoli. Direi che devono essere così. A sentimento, ricordi logica. Zigomi. È un elfo, non può avere più di tanti zigomi. Forma delle guance. Dimensione arcata. Fronte alta, fronte bassa. Ok, ma io penso che così vada benissimo. Sì, è decisamente troppo profonda. Va bene per un nano o per un cunario, una voce del genere.
sono una grandissima esperta di Dragon Age. Lo sono diventata da poco, però lo sto diventando. Mamma mia, come sono grandi! Lo sto diventando molto in profondità perché sto leggendo tutti i libri. Che occhi brutti, mamma mia, santissima! Cos'è questo? È un mostro! Dimensione occhi. Mi piace che abbia degli occhi piccoli. Beh, noi sappiamo che è una spia, deve avere uno sguardo un po' penetrante. Allora, posizione occhi. Rotazione, spaziamento, occhi. Stile sopracciglia, in realtà mi sembra che non le abbia le sopracciglia. Beh, se ce le ha però devono vedersi, se no che senso ha che ce le abbia? Questa no, sono brutte queste sopracciglia. Queste. Posizione sopracciglia. Ok, basse. Stile ciglia. Ciglia. Io non vedo niente. Boh. Colore iride esterno. Eh sì, ma se è ruotata così non riesco a vederlo. Mamma mia, se sei inquietante, ragazza mia bella. Ok, editor bellissimo questo qui comunque. Allora, gli occhi a fessolina stile di Paolo, sì. Questo è praticamente il mio naso. Se non fosse così lungo, mi piacerebbe anche quello. Questo. Dimensione naso. Posizione naso. Ma io dico che sei perfetta così, ragazza mia. Non so che cos'altro vogliono farti. Ma vediamo se riusciamo a farle la bocca ancora più affusolata. Sì, ma sono. No, in realtà no. Troppo bella così. Cicatrici tutta la vita. Se no, che razza di spia è? Sempre più cicatrici. No, non esageriamo. Mettiamone una cicatrice su qui, che mi sembra che sia abbastanza frequente. Esistono molte persone che hanno delle cicatrici in quella posizione lì. Ah, si può anche spostare, figata. Beh, questa è la figata del millennio.
Questi sono i tipici tatuaggi Delish. Beh, per fare un lavoro del genere deve essere una Delish convinta, quindi il tatuaggio ci sta. Certo che anche... No, in realtà no, perché i tatuaggi sono tipici dei Delish. E per una spia, ovviamente, passare per Dalish è sconsigliabile, perché significa che fai parte di una tribù, mentre un elfo può essere anche uno schiavo, quindi sarebbe meglio non avere nessuna cicatrice dal punto di vista... Urca questo, dal punto di vista proprio logico. Ma devo averlo per forza il tatuaggio. Beh, sarà il primo quello senza tatuaggio. Vabbè, possiamo giocare sul colore in modo che diventi praticamente invisibile. Ecco così. Così non si vede. Trucco. Colore ombretto. Ma io dico che così va benissimo. Non so cosa ne dite voi. Colore labbra. Viola, ma no, dai, va benissimo così. Lucentezza labbra, io la tolgo sempre perché se no sembra che sia proprio... Ok, accetta modifiche, non facciamo casini, rinomina, la chiameremo... Idiota. Id la Idli. Vai. Buonasera, player. Oggi sei gatina di un paio d'ore a Dragon Age Inquisition con un personaggio nuovo di pacca. Adesso vediamo com'è, perché spesso si fa un personaggio nel character creator e subito dopo si vede che è brutto come la fame. Succede spessissimo. Infatti c'è una ragazza che conosco su YouTube che rifà il personaggio ogni volta che non le va bene, cioè lo ricomincia e ricomincia finché non si trova proprio agio con la faccia del personaggio, il carattere del personaggio, ma cambia sesso, cambia proprio tutto, finché non si trova proprio agio. Chiamalo Gianframmarcantonio Pietrangelo. Faccia! Considerato poi che è una donna è ancora peggio. Questa è la player che diceva questo. La prova, il momento della verità. Sarà brutta come la fame? Ma spero di no, poverina, dai. A me piace creare dei personaggi che magari non sono bellissimi, ma hanno qualche cosa di particolare. Però questa qui mi sembra bella. Bisogna darle uno spirito forte, perché se è una spia... Cioè, a me piace fare role playing.
Se è una spia, bisogna che si comporti da spia, che significa sotto tortura silenzio. Beh, dai, brutta non è. Ha uno strano trucco, comunque. Tell me why we shouldn't kill you now. The conclave is destroyed. Everyone who attended is dead, except for you. Beh, brutta non è proprio, cioè, mi sembra che brutta non sia. Silenzio tutta la vita. Beh, Explain this. I can't. What do you mean you can't? I don't know what that is or how it got there. You're lying. We need her, Cassandra. Whatever you think I did, I'm innocent. Do you remember what happened? How this began? I remember running. Things were chasing me and then a woman? A woman? She reached out to me, but then. Go to the forward camp, Liliana. I will take her to the rift. What did happen? It will be easier to show you. Dai, c'è di peggio, dice Doc. Ma sì, è una bella donna comunque. It's a massive rift into the world of demons that grows Devi larger vedere with each passing hour. il suo trucco. It's not the only Però sect, per il resto direi che non c'ha but just problemi. the largest. All were caused by the explosion at the conclave. An explosion can do that? This Mi one. piace molto l'incarnato. Unless we act, the breach may grow until it swallows the world. Mi piaceva l'idea che sembrasse abbronzata e comunque arrossata, perché è comunque una bionda, quindi Each dovrebbe time the breach avere, expands, your marks rise, la as carnagione if he's chiara, calling you. It però may be the è key to come se stopping avesse this, preso il but there sole. isn't much time. Allora, ricordiamoci che sono la Dalish in mezzo a degli esseri umani che lei odia. So I don't really have a choice about this. None of us has a choice. E sono una spia, quindi ovviamente colta sul fatto, quindi ci vogliono risposte dure, cinismo They puro e have cose simili. decided your guilt. They need it. The people of Haven mourn our most holy, divine Justinia, head of the Chantry. The conclave was hers. It was a chance for peace between mages and Templars. She brought their leaders together. Now they are dead. We lash out like the sky, but we must think beyond ourselves, as she did. Until the breach is sealed. There will be a trial. I can promise no more. Come. It is not far. Where are you taking me? Your mark must be tested on something smaller than the breach. Omega, hear my cry. Seek me by your side, death. Make me one with you. Questi per me sono i giochi della vita, cioè proprio. A parte che cammina in un modo stupidissimo. Comunque va bene. Alla BioWare hanno un'idea strana su come camminano le donne.
pulses are coming faster now. The larger the breach grows, the more rifts appear. Ciao a NandoCF98, che non ho idea di chi sia in realtà. Ma sicuramente lui mi conosce visto che mi chiama per nome. Ricordami un attimo chi sei. Wow. Cassandra, che grande. Piace molto Cassandra. Un personaggio con le palle. Through a demon-infested valley, you'll have to trust me. Give me one reason to trust you, because my life is on the line. You're right. I cannot protect you, and I cannot expect you to be defenseless. Sono Nando CF98. Ah, ok. Non mi Sonic. Sei uno dei follower di Bloodborne? Ma forse è la prima volta che commenti. Premi L1. Ok. Ma a me sembra che abbiano fatto un lavoro di dettagli fantastico. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con i dettagli. Sì, beh, grazie. Guarda Cassandra che si butta! Incredibile! Mi piace un sacco quella donna. Ma questa telecamera invertita mi sta uccidendo. Scusate, ma... Hai provato, amico?
È da PS4 che stai streamando? Sì, io ho solo la PS4. So che su PC è meglio, ma no, PC. Qui siamo ovviamente nel Ferelden. A Haven. Altrimenti detto Haven. Vai su! Beh, perché non mi fa sparare? Oh, ecco. Varric! Magic opened the breach in the sky also placed that mark upon your hand. I fear I can do piaggio incredibile. And it seems I was correct. Meaning it could also close the breach itself. Possibly. It seems you hold the key to our salvation. Good to know. Here I thought we'd be ass deep in demons forever. Varric Tethrys, rogue, storyteller. Occasionally unwelcome tag along. Comunque, sono un amico di Player82, mi ha parlato bene di te, così ti ho aggiunto. Grazie. Sono contenta che andiate in giro a parlare bene di me. Sei della chiesa, ovviamente no. Ma neanche a chiederlo. Da arciere, bella balestra. Bianca and I have been through a lot together. You named your crossbow Bianca? Of course. And she'll be great company in the valley. Absolutely not. Your help is appreciated, Varric, but... Have you been in the valley lately, Seeker? Your soldiers aren't in control anymore. You need me. Ugh. My name is Solas. Solas. Adoro la sua voce. He means... I kept that mark from killing you while you slept. Io non posso morire. Then I owe you my thanks. Thank me if we manage to close the breach without killing you in the process. Cassandra, you should know, the magic involved here is unlike any I've seen. Your prisoner is no mage. Indeed, I find it difficult to imagine any mage having such power. Understood. We must get to the forward camp quickly. Che voce incredibile che ha Solas. Bianca's excited. This way, down the bank. The road ahead. Oh, un'arma nuova. Inventario. Armi. È più forte e più debole. Sembrerebbe esattamente uguale. Qual è più bello? Ma questo è bruttissimo. Non si può parlare con i tipi? No? Ah, così si salta? Ok. What the? Guardatemi, sono Cassandra. A me piace un sacco Cassandra.
Dai, come si fa a mai incassarne? Bla 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 bla. Piace un sacco questa cosa che si possa giocare con gli altri personaggi. Ma si camminava il fuoco. Io non capisco tutta quella gente che dice che Cassandra è brutta. Secondo me voi avete dei problemi seri. Sì, vabbè, ho capito. You are Dalish, but clearly away from the rest of your clan. Did they send you here? What do you know of the Dalish? Forse è un Dalish. Crossed paths with your people on more than one occasion. Oh mamma mia. Ma dai, come si fa a non voler bene a Solas? Cioè basta sentire la sua voce per capire che è un gran bravo ragazzo. Lanciamo un po' di saette.
I maghi sono uno spasso da controllare. Sono veramente uno spasso. Ma come? Solas non dovrebbe lasciare le impronte, però. Questo è un errore. Sì, lo so come funzionano le abilità. Ho giocato tutti Dragon Age, dai. Immagino, Nina non vuole funzionare bene, dice Doc. Tranquillo. Saccheggio! I know who she is. As Grand Chancellor of the Church, I hereby order you to take this criminal to Valroyo to face execution. Order me? You are a glorified clerk, a bureaucrat. And you are a thug, but a thug who supposedly serves the Chancery. We serve the most holy, Chancellor. As you well know. Justinia is dead! Elect a replacement and obey her orders on the matter. Don't talk about me like I'm not here. You shouldn't even be here. Call a retreat, Seeker. Our position here is hopeless. We can stop this before it's too late. How? You won't survive long enough to reach the temple, even with all your soldiers. We must get to the temple. It's the quickest route. But not the safest. Our forces can charge as a distraction while we go through the mountains. We lost contact with an entire squad on that path. It's too risky. Listen to me. Abandon this now, before more lives are lost. How do you think we should proceed? Now you're asking me what I think. You have the mark. And you are the one we must keep alive. Since we cannot agree on our own. Veloce ma indiretto, i soldati fungeranno da diversivo. Il problema sarà risolto prima, ma potrebbero esserci delle vittime. Io dico attacco attento e prolungato. I say we charge. I won't survive long enough for your trial. Whatever happens, happens now. Liliana,
Su, se ti piacciono i giochi dove ci sono troppi quick time event, beh, ragazzi, quick time event di per sé sono un brutto sistema di gameplay, ma dipende da come sono inseriti. Cioè, a me piacciono molto i giochi come Heavy Rain o The Walking Dead, che sono giochi basati sulla trama, che a me piacciono tantissimo. Ma non è che mi piacciono perché ci sono i quick time event. I quick time event aiutano a entrare un attimo nell'ottica, ma non è che mi piacciono i quick time event. Comunque no, preferisco i giochi dove ce ne sono pochi. A meno che non siano giochi di quel tipo lì, che allora sì, sono fatti con i quick time event. E in genere sono fatti molto bene, proprio per questo motivo. Ma questo gioco ha un che lì proprio fatto bene. Poveretto, deprediamolo. No, scherzo. Dante che non avevo salutato. Scusa Dante, mi sono un attimo presa. Olè. Non sapevo ti piacesse The Walking Dead. Hai giocato anche la stagione 2? Sì, subito al day one. Mua. Lady Cassandra, you managed to close the rift. Well done. Do not congratulate me, Commander. This is the prisoner's doing. Is it? I hope they're right about you. We've lost a lot of people getting you here. Doppiaggio incredibile! Doppiaggio incredibile! I can't promise anything, but I'll try my best. That's all we can ask. The way to the temple should be clear. Liliana will try to meet you there. Then we best move. Calden è un grandissimo bastardo, ma è figo. Che doppiaggio incredibile! Incredibile! Ricordo quando uscì Rise con il rilascio di Xbox One, molti si lamentarono del fatto che andavi avanti a suon di QT. A me non piacciono i quick time event così a random, cioè l'esempio peggiore di quick time event è stato probabilmente, che cos'era, Final Fantasy 13-2. Questo chi sarebbe? Un templare? Ah sì. Uno della squadra di Cullen. Non preoccuparti, può capitare, dice Dante. No, io saluto sempre tutti. Magari saluto in ritardo, però saluto sempre tutti. Anzi, se volete commentare, io sono contenta di rispondere. Mi diverto tanto. Non c'è nulla da fare, il doppiaggio inglese sarà sempre il top. Sì, ma qui ti dico, Doc, tu non sei un appassionato di GDR, quindi capisco che questo non ti possa non piacere. Però qui hanno fatto un lavoro con il doppiaggio, che veramente l'ho visto raramente. Ma è sempre stato così, la BioWare è sempre stata mua, proprio il fior da fiore del doppiaggio. This is your chance to end this. Are you ready?
Sono pronta, certo che sono pronta. Sono una spia da liscio, certo che sono pronta. I'll try, but I don't know if I can reach that, much less close it. No, this rift was the first, and it is the key. Poi mi piace tanto perché i personaggi non sono belli, sono realistici, cioè hanno tutti una particolarità, cioè se tu guardi la faccia di Solas non è particolarmente bello, però è lui, cioè sono caratteristici, sono belli, proprio per questo, non sono una bellezza stereotipata come può essere un po' la mia faccia di adesso, che è una cosa abbastanza così, poco caratterizzata, che dice poco. I personaggi di Dragon Age sono sempre stati caratterizzati in tutti i sensi. Ah, Vari che lo sa bene. Il doppiatore inglese hanno un accento incredibile, vero? Qui sono proprio, credo, inglesi doc. Tranne i Dalish e gli Elfi in genere hanno doppiaggio gallese. Accento gallese. Ammazza se sei brutta, divina. Beh, però mi sembra una persona buona. Temporarily. I believe that with the mark, the rift can be opened and then sealed properly and safely. However, opening the rift will likely attract attention from the other side. That means demons. Stand ready. Ma gente ultra coraggiosa c'ha in giro Cassandra, eh? Guarda qua. Peppino. Il tipo che si ritira. Sto sparando a cazzo. Ah, io devo pensare solo a chiudere lo squarcio. Auguri. Non gli faccio niente. Guarda l'Eliana, me, adesso faccio gruppo con l'Eliana. Che non si sa chi stia sparando in realtà. Wow!
che a sparacchiare, poi ci possono pensare anche gli altri, mentre a chiudere lo squarcio credo di potere solo io. Anzi, posso solo io. Sì, ma prendersela con l'arciere non è corretto. Com'è finito Solas? Selezionare, anzi facciamo così. Ah, non può, che fuffa. Dai, mi stanno picchiando Cassandra. Ah no, si è curata da sola. Sì, però non farti picchiare sempre, eh? Fatti valere un po' di più. Ma bello anche vedere che non gli faccio assolutamente niente. Boom! Bello. Ma fatto, mi sembra fatto molto bene questo gioco comunque. Sicuramente c'è stato un salto di qualità pazzesco da Dragon Age 2, proprio nell'attenzione ai dettagli. Probabilmente hanno voluto farsi un po' perdonare per quello che è stato Dragon Age 2, che poi è un gioco che a me personalmente è piaciuto molto. Vabbè che sono di parte, perché a me piace proprio il mondo di Dragon Age. Cioè, può essere banale in alcune cose, però ce ne sono delle altre che sono molto ben incastrate. E a me piace molto anche leggere i libri per capire queste cose. E c'è molto di valido nelle opere di David Geiser, che poi è lo sceneggiatore di questi giochi. Perché hai paura? Why are you frightened? What happened? That's wrong, isn't it? I said the wrong thing. I don't think so. I beg your forgiveness and your blessing. I am but a humble servant. You are back in Haven, my lady. They say you saved us. The breach stopped growing, just like the mark on your hand. It's all anyone has talked about for the last 3 days. 3 giorni. So a trial happens now, I suppose. I don't know anything about that. I'm certain Lady Cassandra would want to know you've wakened, she said, at once. And where is she? In the Chantry, with the Lord Chancellor, at once, she said. Io riconosco molto. Adesso che sono fresca nelle letture dei libri, riconosco molto in queste scene lo stile di David Geiser. Perché è caratteristico, cioè vedere anche... un templare, beh, mi sembra giusto. I templari in questo gioco sono i custodi dei maghi, perché i maghi... per chi non lo sapesse, i maghi sono vittima delle tentazioni dei demoni, cioè loro, avendo questo contatto privilegiato con l'oblio, che è questa terra appunto demoniaca, la terra dei sogni, la terra della magia, sono vittima delle tentazioni dei demoni. Allora i templari servono, sono una misura governativa, se vogliamo dire così, per
badare i maghi. Gli stessi templari hanno però un che di magico, perché per controllare la magia, Zanzara, per controllare la magia devono assumere l'irium, che è questa sostanza tossica, che consente di avere un che di soprannaturale comunque, che aiuta i templari a neutralizzare la magia. Socia, ma sono tutti inginocchiati sti qui. Con l'elfo de Dalish. Beh, è ironico perché sapere che gli elfi odiano profondamente gli esseri umani, perché gli elfi sono un po' come, non so, come gli ebrei, cioè loro sono sempre stati perseguitati per ciò che erano, per la loro religione, eccetera, eccetera. Pensare che c'è un elfo spia che se ne sta in mezzo agli esseri umani e che tutti la riveriscono in questo modo è assurdo. Anche veramente di assurdo. Comunque, se avete qualche dubbio sulla trama, io posso provare a rispondere. Non so niente di questo gioco qui, perché è la prima volta che lo gioco. Un canto per i defunti. Trasfigurazioni. Le trasfigurazioni sono un canto. Come un libro della Bibbia, insomma. Valorio è la patria della divina. Chain her! I want her prepared for travel to the capital for trial. Disregard that and leave us. Templari sono a servizio di Cassandra, evidentemente. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. I did everything I could to close the breach. It almost killed me. Yet you live. A convenient result insofar as you're concerned. Have a care, Chancellor. The breach is not the only threat we face. Lo sai, anch'io sono una minaccia. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The divine called to her for help. So her survival, that thing on her hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent her to us in our darkest hour. Scusate, sto rispondendo a WhatsApp. Quanti messaggi, mamma mia. Allora, scusate un secondo, che voglio vedere i messaggi che mi avete mandato. Allora, visualizza commenti. Ciao gigantone, ciao. Ma l'altra volta ti sei procurata quando ti ho invitato a uscire, no? Ti ho semplicemente detto di no, ma non mi sono preoccupata. No, guarda, sono abituata. Sono abituata. Tutti mi chiedono sempre di uscire. L'ha mandata il creatore per aiutarci nella nostra ora più cupa. You realize I'm an elf, a Dalish elf. I have not forgotten.
No matter what you are or what you believe, you are exactly what we needed when we needed it. The breach remains, and your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach. We will find the... Cioè che la Chiesa, che la Chiesa autorizzi la formazione di una nuova di un nuovo ente indipendente dalla Chiesa è davvero particolare. No numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now. With you at our side. Che silenzio imbarazzato. È tutto molto strano. What is the Inquisition of old, exactly? It preceded the Chantry. People who banded together to restore order in a world gone mad. After, they laid down their banner and formed the Templar Order, but the Templars have lost their way. Sì. We need those who can do what must be done, unite. C'è una forza che dipende in un certo senso dalla Chiesa, ma è indipendente. Aren't you still part of the Chantry? No. Is that what you see? In teoria sembra. Sì. But we cannot wait. So many grand clerics died at the conclave. No, we are on our own. Perhaps forever. When I woke up, I certainly didn't picture this outcome. Neither did we. Help us fix this before it's too late. Come si fa a dire di no a Cassandra? Guarda come è contento. Nella saga che anche se le dici di no, lei ti costringe a farlo lo stesso. Ma sì, non sono nuova alle richieste di amicizia e altro. Quindi non mi sorprendo più di niente. Beh, sono i capitoli di Martin Lutero appesi alla porta. C'è lui che fa what the fuck. Bella la musica. Tutte queste scene sono belle. Cioè, è per questo che mi piace questo gioco. È cinematografico. Hanno fatto un netto salto in avanti. E questa serie se lo merita. Perché... perché ha tutto un background ben costruito e se si riesce a renderlo epico è il massimo. Guarda lei che c'è Grimaldelli in cintura. Uè, la peppina! Bellissimo. Bellissimo all'inizio. Allora, scusate perché ho un momento il telefono occupato e quindi devo fare così.
Faccio un attimo così. Poi ritorno subito al coso normale. Susi, ma su Bloodborne hai fatto tutti i dungeon? Sì, ho fatto platino, l'ho platinato stamattina, Dante. 380. Poi a caso che viene importunata. Ma no, dai, importunata mi sembra eccessivo. Me, quanto mi piace. Questo è il gioco della vita per me. Me lo coccolerò ancora per qualche mese. Sì, sono sacerdotesse anche loro. Ti va di uscire? Grazie, Nando CF, apprezzo molto il tuo tentativo. Does it trouble you? E quando arrivo a questo punto qui, guarda che bello il mio personaggio, mamma mia, è bellissimo in questo frame immagine. Quando arrivo a questo punto qui, io comincio con un role playing di tipo scorbutico, cinico, eccetera, eccetera, ma non riesco mai a tenerlo più di tanto, perché poi mi affeziono troppo ai personaggi. E allora tutte le volte che mi dicono qualche cosa tipo questo ti dà fastidio, mi viene da dire, ma no, non ti preoccupare. Ovviamente le dà fastidio, c'è un buco verde nella mano. Non ha chiuso il varco, mi sa di falso proprio. Cioè, nel senso, tu hai una cosa che ti sta distruggendo da dentro e non ti preoccupi perché non hai chiuso il varco dopo che ti sei fatto delle pippe incredibili per chiuderlo e non ci sei riuscito. Però, considerato che questo marchio è poi l'unica cosa che ci ha fatto... Non lo voglio. I wish I could get rid of it. We have need of it yet. So you've mentioned. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. Troppo aggressiva come risposta, comunque. Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. Clearly, you have something in mind. We do. Alla fine della fiera solo io l'ho già chiesto di uscire. Non è vero, Doc, ce ne sono tanti che non me l'hanno chiesto. Mamma mia, che bello, cazzo. This is Lady Josephine Montelier, our ambassador and chief diplomat. Mamma mia, che bella che è. You speak Elven. You just heard the entirety of it. Oh, che carina! You know Sister Liliana. My position here involves a degree of... She is our spy master. Yes, tactfully put, Cassandra. That's an impressive bunch of titles. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group... Che bella, Josephine! The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. That didn't take long. Shouldn't they be busy arguing over who's going to become divine? Some are calling you, a Dalish elf, the Herald of Andraste. That frightens the Chantry. The remaining clerics have declared it blasphemy, and we, heretics, for harboring them. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question. Potrebbero attaccarci, il problema sono io, non temono il varco. L'araldo di Andraste. Fa ridere perché sono un elfo Dalish.
They have also heard about the woman seen in the rift when we first found you. They believe that was Andraste. Even if we tried to stop that view from spreading. Which we have not. The point is, everyone is talking about you. Bellissimo, perché si è visto questo momento di sconcerto da parte di Liliana, che è facilmente spiegabile perché lei è realmente credente in Andraste, moltissimo. E il fatto che Cassandra dica non smonteremo questa voce del fatto che è l'araldo di Andraste, non lo smonteremo perché ci può essere utile. Lei ha fatto come un movimento un po' così. Titolo notevole, vero? Che te ne pare? Mi crea nervosismo. It's a little unsettling. I'm sure the Chantry would agree. A desperate way, sign of hope. For some, you're that sign. And to others, a symbol of everything that's gone wrong. Mi stanno invitando a fare dei giri in barca in chat. Beh, grazie. Grazie ricconi in chat che avete la barca. Allora, per altri 7 simboli del disastro e del fallimento. So if I wasn't with the Inquisition. Let's be honest, they would have censured us no matter what. And you not being here isn't an option. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. She's asked for me. You don't think that could be an ambush? I doubt it. Non era quello che pensavo di dire. She's a kind soul. Un'imboscata da parte di una della chiesa mi sembra proprio di no. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our. Sono tutti troppo belli per essere veri. Anche se gli hanno dato questi caratteri un po' forti, tipo Kallen ha gli occhi molto piccoli, Josefina ha un naso molto grande. E mi piacciono tanto i personaggi in questi giochi, mi piacciono tantissimo. Ragazzi, basta. Ho capito che ci state provando, ma stiamo rasentando il ridicolo. Nel senso che per me come minimo ci vuole l'Air Force One. Quindi state buoni. Scherzo, ovviamente. Al tavolo di guerra per far valere il potere dell'Inquisizione in Orlé e nel Ferelden. Madre Giselle si è recata nelle terre centrali, una regione che puoi trovare nel lato del tavolo riservato al Ferelden. Grazie per avermelo ricordato. So benissimo dove è Radcliffe. Conquistato dall'Orlé, era celato dalla guerra civile e distrutto dal quinto flagello. Non è strana l'avversità con il velo indebolito, la regione più turbolenta che mai. Allora, queste sono tutte vicende che sono narrate precedentemente, cioè prima c'è stata la conquista di Orlé, che è stata messa... Che è stata conclusa con Re Marik, di cui si parla nel primo libro di Dragon Age, poi si parla anche dopo. La guerra civile c'è stata appunto per liberarsi da Orlé, tra i ribelli guidati dal legittimo re Marik, che era giovanissimo all'epoca, e Orlé, che erano i conquistatori. Il quinto flagello è quello di cui parla Dragon Age Origins. In cui il tuo personaggio poi deve combattere per liberare la terra dal flagello, che è questo attacco in massa di queste specie di orchi che sono le Darkspawn. Quindi sì, direi proprio che non è. Acquisizione per sbloccare nuove aree tramite le esplorazioni, grazie al cazzo. Avvia l'esplorazione delle terre centrali, va bene. Fammi esplorare. Allora, queste qua in alto sono le Free Marches, dove si svolge Dragon Age 2. Questo è il Ferelden. È scorretto dire che questo sia il Ferelden, perché questo non c'entra niente col Ferelden. Il Ferelden è questo. Allora, qua c'è la capitale del Ferelden, che si chiama Denerim. Radcliffe è qua.
Ma non me la fa selezionare per non so quale motivo. Perché me la mette qui per qualche idea balzana. Vabbè che le terre centrali sì sono queste. Qua ci sono le selve corcari, che sono delle paludi, dove ci sono le streghe. Questo è il lago Calenhad, dove c'è la Torre dei Maghi. Questo per mostrarvi quante cose so di Dragon Age. E questo è dove siamo noi adesso, cioè Haven, deve essere più o meno qui, che è sulle Frostback Mountain. Grazie per il consiglio, sto facendo vedere la mappa ai miei spettatori, anche se non gliene frega probabilmente niente. Questo qui è il simbolo di Ferelden, che sono i due cani rampanti, perché nel Ferelden c'è il culto, insomma, un grande rapporto con i cani, grandissimo rapporto con i cani. Se Giselle muore, la nostra speranza di un sostegno da parte della Chiesa morirà con lei. I miei esploratori eviteranno lo scontro. Allora, questo è il modo in cui si può esplorare, in questo caso solo con la spia. In quale periodo storico è ambientato questo Dragon Age? Allora, è nella Dragon Age, perché le ages sono i periodi. L'età del drago comincia appunto con Re Marik, quando alla fine dello scontro della guerra civile appare questo drago immenso, che è il primo drago che si vede, e per questo segno viene chiamata, il periodo viene chiamato la Dragon Age. Si svolge dopo gli avvenimenti dei precedenti Dragon Age, quindi questo è l'ultimo nel periodo di tempo. C'è già stato il flagello, c'è già stata la rivolta nelle Free Marches. Quindi, che sono e rispettivamente gli avvenimenti che succedono nel primo e nel secondo, il flagello nel primo, nel Ferelden, e la rivolta tra maghi e templari nel secondo, nelle Free Marches. Susi, ma l'hai finito Dragon una volta? Questo no, e il motivo è semplicemente che, sebbene me lo sia preso quasi al day one, è un gioco talmente bello per me questo, che preferisco centellinarlo proprio, visto che ho giocato di recente i due precedenti e mi sono piaciuti un botto. Ma mi sono detta, facciamo passare almeno un anno per giocare questo, perché questo è un gioco di quelli che esce una volta ogni quanto, 3-4 anni, e visto che è un gioco molto bello per i miei gusti, mi sono detto ok, questo lo mettiamo da parte. Stasera lo sto giocando proprio perché domani parto e quindi non ho più la tentazione di andare avanti. Mi faccio queste 2 ore fino a mezzanotte, 2 o 3 ore fino a mezzanotte, poi stacco. Mi sono fatta anche un personaggio che non sarebbe poi il mio, perché io mi faccio un personaggio. Scusate che intanto vado avanti. Comandante Cullen, quel grandissimo gnocco, mi ha chiesto di consultare Mastro Dennett, Mastro Stalliere di Radcliffe. Ok, non siamo riusciti a superare. Ok, andiamo. Radcliffe è un posto storico della saga di Dragon Age. Ovviamente, questa sarebbe la pagina dove si selezionano i compagni, ma visto che abbiamo solo 3 compagni, non c'è da scegliere. Stavo dicendo, sì, del conflitto tra maghi e templari nel 2. No, ed è del motivo per cui non ho ancora giocato. Sì, la risposta è che me lo voglio coccolare. Voglio coccolarmelo. E per farlo ho deciso di aspettare. Aspettare che passasse un po' di tempo dall'ultima partita. Perché mi piacciono troppo questi giochi e mi sto leggendo tutti i libri che mi stanno piacendo abbastanza, cioè non sono dei grandissimi bestseller, cioè non è Tolkien, capito? Però sono sicuramente divertenti da leggere e hanno un che di particolare anche i libri. A questo punto direi che posso riprendere il possesso del mio telefono e quindi togliere questa odiosa chat da destra. You Cos'è know, la I think Beatrice it's di curious. Lightning? It's odd for a Dalish elf to care what happens to anyone else, but you'll get no backtalk here. That's a promise. Inquisition Scout Harding, at your service. Che carina che è poi. All of us here, will do whatever we can to help. Harding, huh? Ever been to Kirkwall's Hightown? I can't say I have. Why? You'd be Harding in a... No, never mind.
In genere nessuno aspetta l'Inquisizione, la battuta era quella. Allora. Eccomi qua di nuovo. Piacere di conoscerti, sono un elfo Dalish e i nani non mi dovrebbero piacere, però. Però noi stiamo diventando buone e quindi. Stiamo diventando buone semplicemente perché il personaggio stronzo non riesco a farlo. Non riesco proprio a farlo. And people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frostbacks. But with the Mage Templar Anche perché fighting, sicuramente passare da Haven a Redcliff, alcuni giorni di viaggio ci sono stati. Ci sono stati sicuramente. Ok. Che posto carino. Beh, Radcliffe non era così bella ai tempi di Dragon Age Origins. Allora, ok. Riposa. Guarda lì come corrono. Questa è una specie di radar che serve a trovare i punti di interesse, tipo la piantina lì. La radice elfica là è anche un punto una cosa storica della saga. Un'erba storica, è la principale erba curativa poi. Il rapporto. Che cazzo di rapporto del cazzo è? Vabbè. Cioè, il rapporto guarda con i tuoi occhi, cioè, ma dico, non c'è più nessun rispetto per i superiori. Capo dell'Inquisizione sta cippa. Ah, forse dovevo guardare da qui. Che ci sono delle fiamme. Era questo che volevi dire, simpatico, divertentissimo ufficiale di guardia. Ah, guarda con i tuoi occhi. Che cazzo. Ah, non ho parole. Che bello questo. Ciao, bellissimo! Ciao! Non hai idea di che cosa sia. Oh, si è bloccato un attimo. Ma quindi se io faccio così non scappano più. Oh no! Ah no, è una volpe. Che carina. No, non scappare! Oh. Facendo questi qui. Ah sì, maghi apostati. The apostates have fled to the hills. I sciocchi di Redcliffe giocano a fare i maghi buoni come sempre, ma siamo noi a conoscere la verità. Questo è il mondo che vogliamo conquistare. Segui la strada fino a Witchwood e trova i tuoi fratelli. Che strana cosa. Che bellissimo che sei! No! No, non scappare! Ti vai ad adottare! Ho sparato al coso invece che al nemico! Ops! Beh,
Ma questi chi sarebbero? Scusatemi. Ah, i Templari rinnegati ci sono pure. Oh, Nag! Che bello che sei! Non scappare. Non scappare, non scappare. Maialetto, sei un maialetto bellissimo, sei. Sei bellissimo. Quanto sei bellissimo. Io ho iniziato a giocarlo sulla 360 e non l'ho più finito, dice Dante. E quale hai giocato? Origins o due? O tutti e due? Giuma da paladino, ferro. Picconiamo tutto il mondo. Cazzo, in modalità sweetness è super, dice Doc, ma mi piacciono tanto, guardalo, che bello. Ah, non ti preoccupare. Prima ho sparato al montone, ma è stato un incidente. Anzi, a proposito, proviamo a scuoiarlo, già che ce lo siamo fatto fuori. Ma credo che sia scomparso. Che belli che siete. Ma questo bosco è immenso, mamma mia. C'è una mappa. Ops, ho sbagliato. Mappa missione. Mamma mia, è grandissimo sto posto. Guarda qua. Bene, a me piacciono i giochi immensi. Mi piacciono tanto. Se gli faccio 8, 8, 7, 7. Cioè lo sto anche colpendo da dietro poi. Quanto è forte questo qui? E poi soprattutto perché dovrebbero attaccarci i templari? Non ha senso! Cioè capisco che sono un attimo sbandatelli i templari, però fino a questo punto... Messo, quanto ci è voluto. È inutile che mi metta a raccogliere, tanto questa è una cosa temporanea. Che bello questo gioco! Beh, appare benissimo, almeno graficamente. Piace molto. Anche i rilievi sulle rocce sono fatti molto bene. Passa del figlio del nano. Ok. Questo Dragon Age, dice Dante. Sulla 360 deve essere un po' più brutto, perché questo è un gioco che è più bello, ovviamente, su nuova generazione. Però hai fatto bene a prenderlo. Cioè, almeno questo è un tipo di gioco che a me piace. Io sto andando a caso. Oh, guarda, un buco verde. Un fantastico buco verde. Dove sono finiti tutti i nemici? Sì, ma ragazzi, ma state facendo qualche cosa? No, mi viene così da chiederlo, sai com'è? Sì, stanno facendo qualche cosa. Beh, l'importante è questo. Chiudi sto bagaglio.
Questo è brutto. You weren't trying to remind me how bad it is in Kirkwall, so you decided to talk about it? About its recovery. What you're talking about are the buildings, and even that will take years. People don't recover so easily. Kirkwall è la città dove si svolgono tutti i fatti del secondo Dragon Age. È la capitale delle Free Marches. Oh, bello! Bello, bello! Bello, bellissimo, bello, bello, bello. Bello. Ma sei bello. Va bene, non ti vengo vicino. Però fatti vedere quanto sei carino. Sei carinissimo. Se ricordo bene, Pierpaolo gli ha dato 9.7 come voce, dice Doc. Mi fido molto di Pierpaolo, lui è un grande esperto di giochi di ruolo e sicuramente meno di parte di me, perché io sono una grande appassionata di questa serie. Grazie che è più bello sulla Next, tanto non ho pagato nulla sulla 360. Bene, allora ottimo. Cioè, io era per dire, vabbè, a parte il classico grazie Capitano Ovvio. Forte, ma non credo di avere attacchi di fuoco in questo momento. Beh, l'ho attaccato col ghiaccio, ma va bene lo stesso. Era per dire che in generale è meglio comprarli sulla next gen. Poi ovviamente se uno non può, posso capirlo. Nella serie, sì, beh, giustamente ci sono delle barriere di maghi, dentro ci sono dei maghi, cioè mi sembra ovvio. Questi credo che siano i famosi apostati di cui si parlava prima. Lirium. Ci fai in giro tutto sto Lirium? Direi che ha pensato male. Il lirium fa male a chiunque, tranne che i nani. Il lirium rosso, poi non ne parliamo. I nani sono gli unici in grado di scavare il lirium puro, senza farsi male. Ciao Nag. Naghetto. Lirium rosso conduce alla follia. Guarda che bello l'effetto di luce. Mi sembra fatto molto bene anche graficamente.
Un mago con la spada non l'avevo ancora mai visto. Dobbiamo essere molto sullo sbronzo, oggi. Ma Natale ho la next gen, dice Dante, sono contenta per te. Questo è un mago. Mi piace anche lo zaino di Solas con la coppa all'esterno. Ma andiamo verso il punto della missione, dai, non facciamo troppo l'esploratore. Ma guardate che bello. Sembra davvero bello questo gioco. Continuerò a dirlo fino al giorno del giudizio. Seguiamo il montone, dai! Ah, no, è uscito. Torre della guardia invernale. Guardia invernale di chi? Che strano bagaglio. Ma qui da esplorare c'è un pacco, mamma mia santissima. Queste sono mele. Un po' andata male. A Templar, I believe. Ah. Elendra, non so se questa lettera ti arriverà, ma con le ultime forze rimaste nel mio anno firmanti, cos'altro posso fare se non scriverti? Se la magia di questo vacuo ha maledetto la punizione del creatore. La fine è giunta. Ma le loro banalità sono un vero palliativo. No, si è suicidato. Ah, questo templare era innamorato di un mago. Incredibile. Il filatterio, ve lo dico io, il filatterio è una fialetta dove dentro è contenuto il sangue del mago. Serve a ritrovare il mago in caso scappi, perché i maghi sono tenuti rinchiusi. Mi piace questa ambientazione, molto quieta, molto rilassata. Mi piace anche come scende. Oh, ciao piccoletto. Questo qui è vestito da mago, ma combatte. Questo non lo capisco molto, devo dire. Però è molto forte. Sì, beh, non gli ferire, è già morto.
Che bello, cioè guardate che bello che è questo scenario. Ma saliamo un po' di livello, che qui è un secolo che non saliamo di livello. No. Questo facciamo stabilità nuova. Solas è un mago della barriera, quindi facciamogli fare. Trofeo. Spot to camp. Quanti trofei nuovi? Ma no, non voglio dei trofei nuovi! È solo una partita di prova. Datemi dei trofei adesso. Posto figherrimo. Salire di livello, devi raccogliere oggetti specifici? No, 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 non devi raccogliere niente. Sali di livello con l'esperienza, come classico nei giochi di ruolo. E poi con quelli puoi scegliere l'abilità, che è la cosa che ho fatto io adesso. Beh, poi immagino che se raccogli determinati oggetti, ottieni dell'esperienza. Sì, come faccio? You said your friend hasn't reported back. She was supposed to be checking on some apostates. I'm on duty here, or I'd go look for her. I'll talk to you later. Dove sta andando quello lì? Cioè, ha schivato tutti. Che bella la mossa che fa per scendere. Dai, su, sei nel Fodelish. Quante missioni che ci sono?
Disegno della rocca di Kalinhad. Kalinhad. Tipo mappa del tesoro. Carino. Io infatti non credo che potrei mai andare in giro a cavallo, cioè mi piace troppo camminare, guardare, esplorare. Qui ce ne sembra che ci sia moltissimo. Correre con i montoni. Qui c'è un campo, quindi qui ci dovrebbe essere un'abitazione, ovviamente abbandonata, visto che c'è l'erba dentro casa. Tanta erba dentro casa. So che decide di fuggire con gli altri maghi. So che verrai qui. Il nostro padre aveva detto bla bla bla. Quella freccia rossa. Ah, per dire che ci sono dei nemici, ma chi se ne frega. Mother Giselle cannot be far. Rocca di Have you heard from Kalinhad. any of your Kirkwall associates, Varric? You're asking me? So you don't read my letters? You're no longer my prisoner, much as you like to act like it. Yet I still get all the suspicion. I am not without sympathy, especially given recent events. Why, Seeker, I would never accuse you of having sympathy. By the way, I tend to refer to my associates as friends. Maybe you're not familiar with the concept. Inquisition forces. They're trying to protect the refugees. Looks like they could use a hand. Poi quando ritorni, dice Dante, sai che non lo so? È sempre un po' una cosa in divenire. I miei viaggi sono la cosa sempre un po' in divenire. Che sciaglia. No, we are not apostates. I do not think they care, Seeker. Cassandra, for fuck's sake. Ma ti è venuta la paralisi? Eh sì, evidentemente sì. Ah, ok. Ops, un grifo di ghiaccio, ok. Ciao a GVO che avevo già visto, che mi dice grazie alle access l'ho appena iniziato. Devo dire che non mi sta prendendo molto. Beh, bisogna essere un po' dentro lo stile del gioco. A me piace molto la saga di Dragon Age e quindi scopro sempre cose nuove, bello anche per questo.
are victorious once more. Perché i giochi di ruolo sono belli se tu ci entri dentro con la testa, se no non ti prendono. Bisogna avere un certo stato d'animo, che non è detto che si abbia. È uno stato un po' di grazia. Mother Giselle, I am.